23 luglio 1951. Muore il maresciallo francese Philippe Pétain. Eroe della Prima Guerra Mondiale, fu promosso generale di divisione e quindi di corpo d'armata. Nel febbraio 1916 riuscì ad arrestare l'offensiva tedesca su Verdun grazie alla valorizzazione della neonata divisione aeronautica. La tenace difesa nella piazzaforte di Vaux gli valse un'immensa popolarità e l'anno dopo la nomina a capo di Stato Maggiore Generale, carica creata appositamente per lui. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, profilandosi la disfatta di fronte all'attacco nazista, concluse rapidamente un armistizio. Fissata alla sede del governo a Vichy, il 10 luglio 1940 ricevette dall'Assemblea Nazionale la nomina a capo dello Stato e i pieni poteri. In quella parte di territorio francese non ancora invasa, instaurò un regime autoritario, il cui motto era patria, lavoro e famiglia. Rivelatasi illusoria ogni ipotesi di neutralità e indipendenza, dovette acconsentire a una maggiore collaborazione con i nazisti, proseguita anche dopo lo sbarco alleato nelle colonie africane del nord. Trasferito il governo a Sigmaringen, in Germania, quando seppe che stava per iniziare a Parigi il processo a suo carico per tradimento, si costituì volontariamente prigioniero alla frontiera svizzera. Dopo il lungo processo, nel quale non si difese perché non riconosceva legittimità all'alta corte, il pluridecorato 89enne maresciallo di Francia fu condannato a morte. Prima dell'esecuzione, il generale Charles de Gaulle volle commutargli la pena nella detenzione perpetua all'isola di Hue, in Vandea, dove morì 6 anni dopo.